lavori proseguiranno così, dovrebbe essere una tavola rotonda ma è molto rettilinea, come vedete, anche affollata, quindi io suggerirei di dare due spunti di riflessione, un po' alla luce delle nostre esperienze professionali, un po' alla luce di quello che abbiamo sentito prima, dopodiché ognuno dei nostri ospiti farà un intervento cercando di seguire o meno queste riflessioni o di aggiungerci eventualmente qualcosa di suo. E poi se avremo tempo sufficiente cercheremo di fare un secondo giro, saranno comunque interventi brevi, 5, 6, 7 minuti, così magari riusciamo a farne anche un paio e riusciamo ad arrivare a un'ora decente. Adesso abbiamo sentito nella prima parte quello che io, essendo con qualche anno sulle spalle, quindi ricordandomi una televisione in bianco e nero di molti anni fa, definivo Orizzonti della scienza e della tecnica, che era una famosa trasmissione che andava in onda, chi ha i capelli un po' bianchi se ne ricorda, e allora abbiamo capito quali sono le potenzialità, le possibilità e tutto. Adesso invece qui bisognerà che i giornalisti riescano, tocca ai giornalisti adesso cercare di dare un senso a questa prospettiva tecnologica, perché poi alla fine quello che conta, io vi dico subito come la penso, io sono un giornalista, lo faccio da 35 anni questo mestiere, sono un affezionato della carta stampata, mi dichiaro apertamente subito fedele alla carta stampata, perché vi spiego, io assisto tutte le mattine che esce il mio giornale a un piccolo miracolo che si ripete da centinaia di anni, cioè al fatto che con la pioggia e con il vento persone di varie fasce d'età escano di casa, si avvino verso un luogo che non è neanche così frequente trovare, perché c'è il contingentamento distributivo solo nelle edicole e nei centri commerciali, quindi non ci sono i bar, le tabaccherie, bisogna proprio andare a cercare l'edicola, e se nel tuo paese non c'è bisogna prendere la macchina e andare nel paese vicino. Vedo questa gente che si avvicina all'edicolante, caccia fuori 1,20 euro, compra il giornale e se ne va a casa. Questa cosa a me continua a emozionare dopo 35 anni, molto più di quello che possono essere eventuali smanettoni che fanno zapping da casa davanti a un computer, che mi impressionano magari nei numeri, ma non mi emozionano come le persone fisiche che vedo in carne e ossa andare dall'edicolante, tirare fuori il borsellino, mettere lì i soldi e ritirare la loro copia di carta e portarsela a casa. Tra l'altro in un paese dove i tempi di lettura calcolati da Lepri, l'ex direttore dell'ANSA che aveva scritto un libro in proposito, viaggiano circa intorno ai 10 minuti al giorno, i tempi di lettura del giornale, quando sono lunghi. Nel caso di giornali come i nostri invece durano molto di più, perché sono giornali che entrano in casa e stanno in casa 3-4 giorni, quindi spesso vengono letti per intero. Quindi andare a limitare un mezzo che sarà limitato fisicamente e tecnologicamente, ma che è molto fruito, con mezzi che invece sarebbero di capienza sconfinata, ma che invece poi non abbiamo il tempo di consultare per intero. È come io ho un telefonino, mi hanno regalato sto telefonino, io il telefonino lo uso per chiamare e ricevere telefonate, al massimo faccio qualche foto, mando due mail e consulto internet, questo è il massimo. Però mi dicono, ah ma sai qui puoi fare questo, puoi fare quello, ma io non lo faccio mai quello, cioè non ho tempo, non mi serve, faccio quello che mi serve e quindi... Ciò detto, fatta questa doverosa premessa che definisce la mia persona come praticamente antidiluviana in questo contesto, ciò premesso io invece ritengo che il web sia un'opportunità tecnologica verso la quale inevitabilmente, se non io, chi verrà dopo di me, perché io fortunatamente sono vicino alla pensione, dovrà guardare, perché il mondo cammina, il mondo cambia e non possiamo essere legati alle vecchie emozioni dell'omino che va in edicola sotto la pioggia, sotto la neve a comprare la copia cartacea. Ritengo che però bisogna capire che cos'è il web. Io nella mia esperienza di giornali locali ho visto che ci sono tre tipi di utilizzo del web. Uno assolutamente inutile, il web vetrina, lo chiamo io. Quello dove uno mette fuori al massimo la prima pagina del giorno, mette fuori gli indirizzi e per abbonamento telefonare a, punto. È una bandierina piantata sulla carta, dice ci siamo anche noi, però quella roba lì non serve a niente. Un'altra che invece è la cosa più diffusa, che molti giornali come il mio e il mio stesso fa, è l'edizione online, che scimmiotta un po' l'edizione online del Corriere della Sera, di Repubblica e della Stampa. Ecco, questa è una cosa che noi facciamo perché bisogna esserci, ma è una cosa assolutamente antieconomica, nel senso che non rende, perché la pubblicità è scarsissimo, il gettito pubblicitario rispetto a quello del cartaceo, e il costo della produzione delle notizie su questa dimensione di web, di questa edizione online, è enorme.
se si rispettano i contratti di lavoro e se si ha un numero di giornalisti sufficienti a garantire una capillarità dell'informazione che sia degna di quello che noi diamo nel prodotto cartaceo. Quindi, siccome io ho un'azienda in cui lavorano 10 giornalisti, più i poligrafici, il fotografo, gli amministrativi assunti, secondo l'ex articolo 1 del contratto nazionale di lavoro FIEG FNSI, neanche FIP perché sono tutti di vecchia data, io ho bisogno di denaro alla fine del mese per pagare stipendi, tredicesimi e contributi, e questo il web fino adesso non me l'ha dato perché l'edizione online mi è costata ma non mi ha reso nulla. Poi ci sarebbe invece la cosa più interessante, secondo me, è quella verso cui dobbiamo guardare come giornali, che è quella che abbiamo sentito anche prima, dell'edizione così com'è oggi cartacea, trasposta sul web e venduta in e-commerce con lo sfogliatore, che è un nuovo modo di fare edicola e ampliare la distribuzione del giornale che già facciamo. Questi, secondo me, sono le tre opzioni. Tenendo però presente una raccomandazione, poi comincio a far parlare i colleghi, che il web è un mezzo, non è il fine. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa, almeno come giornalisti, molto chiaro. Cioè, non è che noi dobbiamo arrivare a creare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di fare giornalismo. Io rispetto moltissimo i concetti che ho sentito prima, i native advertising, ma quello col giornalismo non c'entra niente, quello se ne parla in amministrazione, in concessionario pubblicitario. Il giornalismo è un'altra cosa. Il web è un mezzo e non un fine. E quello che conta per realizzare il fine, che è l'informazione, dare delle notizie, trovare delle notizie, verificarle e raccontarle con verità e responsabilità, questo appartiene solo alla competenza e alla professionalità dei giornalisti, che rimangono risorse, secondo me, insostituibili in qualunque tipo di azienda, che sia sul web, che sia per radio, che sia per televisione o che sia giornale. Non a caso l'intervento di Giachino nella prima parte è quella che io ho giudicato modestamente più vicino al mio modo di sentire, quando ha parlato dell'entusiasmo dei suoi redattori e del fatto che lui ha il monopolio delle informazioni che dà sul suo giornale, perché è vero, i nostri giornali si possono permettere di arrivare più gradualmente a sbarcare alle vendite per e-commerce, perché rispetto ai grandi giornali noi diamo delle notizie che o le diamo noi o non le dà nessun altro, abbiamo ancora il monopolio di questa informazione e lo facciamo meglio di chiunque altro. Sfruttando questo vantaggio ci possiamo adeguare ai tempi, secondo me, in maniera più appropriata. Questa era la mia introduzione. Adesso diamo la parola all'unica signora che c'è qua al tavolo, la direttrice del Corriere di Novara, per cavalleria diamo la precedenza, Serena Fiocchi. Io vi ho messo a disposizione qualcosa su cui riflettere, adesso